Soddisfazione in cucina. Io sono Micaela ed insieme prepareremo una sfiziosa ciambella al formaggio. Sarà perfetta per Pasqua, ma potrete servirla in qualunque altra occasione, come antipasto o da portare al picnic. Sarà umida, soffice e saporita. È buonissima da mangiare da sola e sarà ottima accompagnata da salumi. Gli ingredienti sono per uno stampo da 24 cm da imburrare e infarinare. Prima di fare questo ho acceso il forno e l'ho impostato a 180 gradi. Ora che lo stampo è ben unto e infarinato su tutti i suoi lati, prendo una terrina e vi rompo 4 uova, meglio se a temperatura ambiente. Aggiungo un cucchiaino raso di sale, non esageriamo con il sale perché poi andranno aggiunti anche i formaggi, del pepe nero e un cucchiaio di succo di limone. Quando le uova saranno ben sbattute, senza mai smettere di battere, aggiungo a filo 150 ml di latte, poi 80 ml di olio, o di semi o di mais. Ora aggiungo 100 g di parmigiano grattugiato e solo quando sarà ben amalgamato andrò ad aggiungere anche l'altro formaggio. Ora posso unire 100 g di pecorino grattugiato a 400 g di farina 00, mescolo una bustina di lievito istantaneo pizzaiolo per torte salate, che andrò ad unire in più volte. Solo quando la farina sarà ben assorbita andrò ad aggiungerne dell'altra. Se vi piace la pizza di Pasqua, non potrete non adorare questa ciambella al formaggio. Molto simile nel sapore, ma con una consistenza più umida e compatta e decisamente più veloce da preparare. È semplice e di sicura riuscita, come tutte le ciambelle del resto. Provatela e non ne farete più a meno. E come vi dicevo, potrete servirla negli antipasti, accompagnata da salumi o portarla ad un picnic. O quando al pomeriggio vi verrà fame, una fetta di questa ciambella vi rimetterà in pista. Se volete una ciambella ancora più formaggiosa, potrete aggiungere all'impasto 100 g di Emmental tagliato a cubetti. Come vedete, l'impasto risulterà piuttosto asciutto e compatto, quindi lo distribuisco nello stampo a cucchiaiate. Va appianato così che la ciambella assumerà un aspetto più uniforme. Ecco fatto, ed ho impiegato veramente pochi minuti, quindi in forno a 180 gradi per 45 minuti circa. Fate sempre la prova a stecchino per assicurarvi che sia ben cotto. Quanto profuma! La lascio qui e quando sarà appena tiepida o fredda la toglierò dallo stampo. Soffice, umida e formaggiosa. E sprigiona un intenso sapore di formaggio, una delizia. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, commenta e condividilo con gli amici. Ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella, così non ti perderai le prossime video ricette.